E stiamo iniziando a fare questo. Vediamo un po' dove ci porta l'Italia, se la cambiamo o no. La stessa cosa è comune. I comuni bisogna iniziare a svecchiare tutti quanti. Tutti! L'avvocazia. Tutti! L'avvocazia deve cambiare, che non possiamo andare avanti. Io non posso venire a dire che ho bisogno di... In Germania, in Francia, se devi aprire un'azienda, devi fare una modifica, non è che devi aspettare 30 anni. Fa una bella cosa, va lì, mi prendo una responsabilità, e faccio questo e vado avanti. E lei si fanno. Poi se andate a guardare le imprese straniere e quelle italiane, noi qui siamo associati a tutta una serie di e l'ASL, e l'INAL e quell'altro. Da là, non è un problema. Quello che comporta i paesi stranieri è che se sbagliano, poi ne pagano le conseguenze. E ne pagano profumatamente. In Italia se sbagliano, ne paghiamo zero. È il contrario. Ma proposta scena, dal presidente al prenditore, cioè. Io adesso stavo parlando di cercare un affitto. I terreni di Apea, che sono dei maniali del comune di Apea, esistono? Esistono. Non lo sta scioccando. Io sono il creditore, voglio farmi un nuovo comune. Vengo da che comune di Apea. Mi dai il terreno di uno, o ufficio. Non è il centro commerciale lì, davanti a Castorano. Io ci faccio il mio comune a mie spese. Tu anche al comune ti pago l'affitto del terreno e tra 20 anni ti lascio il terreno e la proprietà del comune. Sapete perché questo? Perché adesso fare il comune costa 120 euro all'anno. Significa 600 metri 72.000 euro. Io pago un qualcosa, ti riconosco un qualcosa per la. È come quando si costruisce nel 1966, no? Conoscete nel 1966? Io ho comprato una casa a Torbellone pagando il 40% in meno. Dateci questa opportunità, noi costruiamo un terreno nuovo o buttiamo giù il vecchio se non hanno. Il problema è questo, qui non, perché qui c'è gente che vuole comprare, abbiamo saputo, perché poi aspetta anche anni di destinazione d'uso. E che ci faranno? Palazzi? Mamma mia, c'è bisogno di palazzi ancora. Cioè, c'è più commercio ancora? Sì. Basta che sta facendo. Ma io ho centri commerciali e i palazzi o villette cose varie. Perché perché? Perché sono i soldi sforzi. Se c'è un... cioè questo è da ignorante, quello che sto dicendo, cioè per me la cosa più semplice è che una persona che sta per andarsene in pensione dovrebbe, che ne so, magari rimanere per 6 mesi, però non con un costo né per l'imprenditore né che deve versare la stessa persona i soldi dell'INPS, di quello, dell'IVA. E nello stesso tempo magari in 6 mesi prepara il giovane che contemporaneamente non paga IMSS, non paga quello e prende il suo posto. Quindi c'è una persona preparata, sarebbe un modo semplicissimo. C'è bisogno di arrivare, come dire, ad arrivare a quel momento lì. Non c'è bisogno, perché se c'è la possibilità dove io posso far crescere il ragazzo. Il ragazzo costa. Ma no, ci sono i sistemi, è che la burocrazia ti blocca a fare determinate cose. Io imprenditore non vado a fare questa cosa qua. Io imprenditore, se c'è la possibilità che posso assumere non avendo problematiche burocratiche, inizio a inserire i giovani e un anno, 2 anni li faccio crescere. Il problema è che in quella parte, un anno, 2 anni, che io so che quella persona dovrà andare in pensione, la burocrazia mi blocca e mi costringe a fare tutta una serie di problematiche. Allora, se voglio rischiare, rischio per conto mio, altrimenti io aspetto la fine. Ma se aspetto la fine,
Sono costretto, ci sono parecchie aziende, e ci sono parecchie aziende che dopo la pensione continuano a tenere quelle persone in maniera diversa. Sì, sì, questo lo so. E non si darà mai lo spazio al giovane di assumere, perché non c'è la possibilità. Ah, infatti, queste sono. Non mi spiego. Ma bisogna cambiare la situazione, che si sa. Allora, si sanno le cose, non si mettono in atto. Mi costava 1000 euro di stipendio e 1000 euro di versamenti. Siamo con Carmen, abbiamo parlato anche di cooperative, che potevamo fare cooperative riguardo le donne, quindi fare le loro. Sì, le idee sono tante, i progetti altri, abbiamo parlato. Gli argomenti sono tanti, cercherò di essere breve, poi perché sono andati incontro alle esigenze di una campagna elettorale che ha con sé tante iniziative, tante di diverso tipo, come è giusto che sia. Io riguardo, insomma, gli argomenti che abbiamo trattato, che attenendo un po' alla della crisi economica e delle imprese, io penso una cosa: noi dobbiamo essere realisti. Purtroppo il Berlusconi e le sue andamenze per una manovra di palazzo, che tra l'altro si è appalesata nella elezione del Presidente della Repubblica, quindi è stato utilizzato il più alto momento della riunione del Parlamento italiano, cioè la Costituzione tra l'altro prevede in seduta congiunta, per giocare delle partite, diciamo, tra virgolette, tra il congresso del PD e partite ancora più oscure, dove il governo del cambiamento di Bersani stava tentando con molta difficoltà a mettere in piedi, è stato affossato da 101 franchi tiratori che tra l'altro non hanno votato Romano Prodi. E lì, tra virgolette, è stato anche possibile far risorgere Berlusconi. Quindi io penso che noi dobbiamo essere molto realisti con questa presenza, come tra l'altro diceva il sindacalista della Fiore. Questa noi di sempre non è che ci spaventa perché non governiamo. Cioè, il punto vero è che però nel Parlamento, nell'attuale Parlamento italiano, quel tipo di mentalità, che è una mentalità tutta di palazzo, è una mentalità minoritaria, che attraverso operazioni più o meno occulte, più o meno diciamo così degne della politica, ha costituito questo governo della crisi. Noi di sempre continuiamo ad essere persuasi del fatto che portando in Parlamento leggi, iniziative, emendamenti positivi, questi possano trovare la propria maggioranza, perché in realtà il Parlamento è diverso e stavolta migliore del governo che esprime. Noi di questo ne siamo assolutamente convinti e tentiamo di lavorare in questo modo. E quindi sulle questioni che sono state sollevate, dico solo due o tre cose. La questione del minimo, la questione del minimo è una delle questioni. Perché io per esempio ritengo che sia assolutamente ingiusto non far pagare il minimo a chi la può pagare, a chi ha redditi alti, e invece far pagare il minimo sui lavoratori industriali e far pagare il minimo agli agricoltori. Io credo che questo sia uno scandalo, perché chi non può pagare perché ha la villa multimiliardaria con due piscine, io penso che ho la prima casa, o non lo è, quello di una prima casa, per la questione che dicevamo prima, le risorse sono poche e vanno concentrate sul rilancio dell'economia. Quindi noi dobbiamo tentare di sollevare il mondo dell'impresa, il mondo della produzione il più possibile dal fardello fiscale. Dopodiché noi, nelle nostre proposte sulle tasse, per esempio, riteniamo che sia il caso di agire sulla leva dell'IRES e diminuire l'IRES a quelle imprese che fanno innovazione, investono nella formazione, investono nella tecnologia e assumono i giovani. Perché noi riteniamo che alla base dell'imposizione fiscale da parte di uno Stato ci deve restare comunque una tendenza alla virtuosità dell'impresa. Più l'impresa è virtuosa, meno tasse paga, più l'impresa, diciamo così, non fa formazione, non è tecnologicamente avanzata, non assume giovani, fa altri tipi di speculazioni, più tasse paga.
Questo è esattamente la nostra impostazione, teniamo e tendiamo a tenerlo via. Sulle questioni delle energie rinnovabili, io dico intanto stiamo presentando una interrogazione al ministro Zannato, che da questo punto di vista non mi sembra che sia partita abbastanza male, no? Anche per esempio far capire che lui può essere d'accordo con